Amiche e amici di Ostuni Notizie, prendo il testimone, almeno per questa volta, da Flavio Ceglie per raccontarvi una bella storia. Oggi siamo sempre presso Dolci Momenti, ovviamente ringraziamento a chi ci ospita, Nicola Saponaro, e raccontiamo una bella storia, quella di Piero Suma, che è atleta del gruppo sportivo paralimpico del Ministero della Difesa, che ringraziamo intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Buonasera, sempre, buon pomeriggio. Sempre attenti a questo. Grazie Piero. Grazie a voi. Grazie per voi. La verità, un bel po' di notizie ce le fai, ce le raccogli, ce le invii tramite i social, perché Piero è una persona molto social, per cui racconta e ci fa sapere un po' tutte le sue avventure, sono tantissime. In tutto il mondo. Io però vorrei partire facendoti una domanda, perché io ho visto Piero ha partecipato pochi mesi fa ad un incontro, ad una premiazione in un paese qua vicino, a Sandonaci, dove lo hanno accolto come una star, e sono rimasto colpito proprio dalla voglia di ascoltare la sua storia da un lato, senza però piangersi addosso, perché il rischio poi è grande, no Piero? O almeno quando si parla di queste tematiche, quando si parte anche dalla disabilità, perché poi è chiaro che dobbiamo anche parlare di questi temi, si rischia di partire piangendosi addosso. Tu sei stato completamente l'opposto di questa storia. C'è stato mai un momento in cui hai rischiato di piangerti addosso? Partiamo da questa domanda, poi andiamo sul concreto. All'inizio, soprattutto quando è un evento traumatico come è stato il mio, quindi si passa da un momento all'altro, è il cambio, quindi la metamorfosi non avviene man mano, ma bensì è immediata, quindi di conseguenza è gioco forza, non è facile assolutamente per nessuno accettare una condizione e una situazione del genere. Quindi ovviamente i momenti di sconforto ci sono stati, sono perdurati, e all'inizio è inevitabile che uno possa dire no, che non, a me non accade questo, perché sono dei passaggi psicologici, naturali, fisiologici che devono essere operati dal fisico e dalla mente soprattutto. Ovviamente Tu sei un carabiniere, Piero. Carabiniere. Io sono attualmente un ufficiale dei carabinieri, un tenente nel ruolo d'onore dell'arma dei carabinieri. Ovviamente sono effettivo al comando provinciale di Brindisi e presto la mia attività paralimpica per il gruppo sportivo paralimpico della difesa. Ecco, tu hai 55 anni, però se poi riusciamo a vedere anche qualche immagine, se Flavio Ceglie riesce a farci vedere qualche immagine, vedrete che sono i 55 anni sono solo sulla carta, perché voglio dire, poi vi racconteremo anche qualche asiatico che si è vista nera di recente, però lasciamo perdere questi aspetti, li vedremo tra un attimo. Dicevo quindi gruppo paralimpico della difesa, ma con orgoglio carabiniere, una novembre insieme al presidente Mattarella, che ti ha accolto, non so se è la prima volta, forse non è la prima volta, già con Mattarella ci siamo visti e salutati più volte, è molto presente ed è molto attento al mondo della disabilità in toto, a prescindere noi appartenenti alle forze armate. Com'è stare essere ricevuti dal Presidente della Repubblica? Ecco, innanzitutto poi cosa ti ha detto? È sempre un'emozione, lui si complimenta sempre per tutto quello che noi facciamo, che siamo un esempio e quindi siamo un esempio e di esempio, e quindi ci sprona a fare sempre di più e meglio. In questi mesi, in questi anni hai praticato diverse discipline sportive, certo. Ultimamente hai posto la tua attenzione sul para badminton, però non è solo quello che pratichi. Ecco, quali sono le tue discipline sportive? Allora, le mie discipline sportive sono, partiamo dalla prima in assoluto, che è stato il canottaggio indoor, come inizio, dove abbiamo nel 2016, gennaio 2016, dove abbiamo esordito, e da lì parte la mia attività, quindi non stiamo parlando di 30 anni fa, stiamo parlando di sì e no di 3 anni fa, dove inizia tutto.
dove vincemmo il primo campionato italiano. Poi da lì, a seguito sempre degli incontri che noi facciamo durante l'anno con il gruppo sportivo paralimpico, abbiamo fatto un incontro con l'atletica, con un tecnico dell'atletica, della nazionale, con la quale c'è stato subito un feeling e di conseguenza mi ha dirottato immediatamente anche sull'atletica leggera e quindi pertanto sui lanci nello specifico del peso, disco e giavellotto, nella mia categoria, che poi lì ci si divide per categoria, quindi per disabilità ovviamente, nella mia categoria, che è la F57 attualmente, quindi comunque si lancia su una sedia, da una sedia, allocati se bloccati e quindi da fermo in pratica, solo con lo slancio del busto e del braccio, delle braccia, dove abbiamo subito portato a casa i titoli italiani. Finora ne abbiamo portati solo nell'atletica, se non erro 18, quindi 18 nell'atletica più uno nel precedente, quello della canoa, e dopodiché ci siamo buttati oltre anche. Nel frattempo abbiamo sempre praticato, come dall'inizio, pure il tiro con l'arco, dove anche lì abbiamo avuto e ottenuto belle soddisfazioni, sia a livello nazionale. Non abbiamo vinto medaglie, lo dico subito, lì non abbiamo vinto medaglia a livello nazionale, ma ne abbiamo vinta una a livello internazionale che è pesante. Quindi abbiamo vinto nel 2018, a ottobre 2018, a Sydney, con il team Italia, agli Invictus Games, la medaglia d'oro agli Invictus Games. Quindi ne abbiamo già parlato nel precedente incontro dell'anno scorso con Flavio, e quindi è una medaglia dalla quale siamo orgogliosi di aver ottenuto e portato, ecco, a casa. Diciamo ai nostri ascoltatori, a chi ci ascolta dall'altra parte dello schermo, magari potevi decidere tranquillamente di stare a casa tua, nessuno ti ha mai obbligato a praticare questa attività, a fare tutto questo sport, a portare avanti il nome dell'Italia, non solo della nostra città, della nostra provincia, ma dell'Italia nel mondo. È stata una scelta che è nata come e quando? Eri uno sportivo anche prima dell'incidente o è stata una molla che è scattata dopo? Allora, io di fatto nasco sportivo, quindi da sempre, e di conseguenza io sono nato come professore di educazione fisica. Io sono un vecchio ISEF, quindi un diplomato dell'ISEF, dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, dove dirottai all'epoca, alla fine degli studi dell'ISEF, dirottai nella carriera militare, arruolandomi nell'arma dei carabinieri e puntando a far sì che io potessi sfruttare quindi le mie caratteristiche, le mie conoscenze professionali e atletiche. All'epoca praticavo atletica comunque ed karate a livello nazionale, soprattutto il karate, e con il quale poter usufruire e entrare nel gruppo sportivo dei carabinieri, sia inizialmente come atleta e poi come eventualmente istruttore, tenuto anche conto dei miei requisiti professionali. E ci sei riuscito all'epoca? All'epoca purtroppo non ci sono riuscito, perché durante il percorso di base, che comunque va fatto, che comunque bisogna fare il corso, ufficiali, quant'altro, eccetera, durante questo percorso è capitato l'incidente che non doveva succedere, e quindi di fatto poi ha stravolto la mia vita, i miei programmi e tutto ciò che inizialmente mi ero prefisso. Quindi si è andati alla deriva su tante cose, ci si è rimboccati le maniche, si è andati avanti, abbiamo comunque costruito, abbiamo continuato a lavorare, abbiamo continuato ad andare avanti, abbiamo costruito una famiglia, provveduto a fare tutto ciò, e a 50 anni e quant'altro, è un po', perché sono 3 anni che pratico l'attività, mi sono detto: cosa posso fare ancora? Questo l'ho fatto, quello pure, eccetera. Mi serviva qualcosa che mi desse un input maggiore per far sì che mi spronasse a dare e a fare di più.
E con l'occasione, quindi con la costituzione in primis del gruppo sportivo paralimpico della difesa, che a seguito di quello ho avuto poi nozione e opportunità di potermi ovviamente innanzitutto iscrivere con loro, e loro mi hanno dato l'opportunità di conoscere le varie attività paralimpiche e mi hanno dato l'opportunità di provarle e quindi verificare la predisponibilità, la predisposizione su un'attività o sull'altra. Sì, e a molto seguito spesso di quello poi è andato man mano crescendo. Ecco, molto spesso parli al plurale, abbiamo fatto questo, quindi mi viene da chiederti quanto ti abbia aiutato la famiglia in queste esatto, scelte, in questo... Cioè, io ogni volta e ogni qualvolta che mi muovo per qualunque cosa abbiamo, perché ho difficilmente posso farcela da solo, quindi ho necessità dell'aiuto, dell'ausilio, e quindi è un tutt'uno che oramai in primis mia moglie, anche i miei figli nella loro disponibilità quando è stato opportuno e c'è stata l'occasione mi hanno sempre accompagnato e soprattutto a prescindere l'evento, che è facile trovare l'accompagnamento, l'accompagnatore per l'evento, ma durante la quotidianità, certo, che quando ti devi allenare in determinate situazioni necessita di una persona. A prescindere adesso con il parabadminton, che ho l'allenatore specifico con il quale ci dedichiamo a tempo pieno, però nei lanci, nel tiro con l'arco, per andare a prendere le frecce, eccetera, c'è sempre bisogno di una terza persona che ti dia una mano. Allora, para badminton, entriamo nel dettaglio di questo sport che mi dicevi prima, e la cosa ovviamente mi ha sorpreso, è lo sport numero uno nei paesi asiatici. Questo significa andare a giocare sul loro campo o in generale giocare contro gli asiatici, è come per San Marino andare a giocare contro il Brasile. Esatto. È giusto per darci un'idea. No, giusto per capirci, ma di fatto è così. Noi siamo una realtà nel para italiano, una realtà giovane, che siamo nati così giocando, scherzando 2 anni fa, ma di fatto stiamo intensificando l'attività da un annetto. Comunque, nonostante tutto, brevissimo tempo, abbiamo ottenuto qualche piccola soddisfazione. Gli incontri sono ovviamente molto importanti nel para badminton. A livello internazionale i numeri sono esagerati, sono molti, soprattutto nei paesi asiatici, come già anticipato. Per assurdo, per ultimo, noi abbiamo partecipato al test event delle Paralimpiadi per il 2020 a Tokyo, quindi di fatto siamo andati a giocare dove verranno espletate effettivamente le Paralimpiadi del prossimo anno, le Olimpiadi e le Paralimpiadi, perché sì, è sempre lo certo stesso palazzetto. Di conseguenza siamo riusciti a fare questa grossissima esperienza che è stato a metà novembre, dal 10 al 15 di novembre. Di fatto per fare un esempio in Giappone e in molti stati dell'Asia non esiste la federazione giapponese badminton e la federazione, che è una federazione, poi esiste la federazione giapponese para badminton, quindi giusto per dare indicazione sull'importanza, che è molto praticato ed è molto importante per far sì che ci siano due federazioni distinte e separate dello stesso sport, mentre in Italia è assurdo pensare che ci possa non esiste nessuna federazione, che c'è quella del para e quella del normo. E in più i numeri loro sono tantissimi, ad esempio i giapponesi saranno un centinaio tra standing e in wheelchair, cioè in sedie a rotelle. Erano solo loro come atleti praticanti. Abbiamo una visita della parte di un cagnolino. Beh, è una visita gradita comunque, con certo, un accompagnatore è bravissimo, è uno dei cani più docili. E quindi niente, quindi è stata un'esperienza che abbiamo appena vissuto, bellissima. Abbiamo realizzato in terra asiatica una vittoria sia nel doppio che nel singolo,
che era inaspettata. Contro? Contro un indiano, quindi contro un asiatico, quindi di fatto in effetti è la prima volta che un italiano vince con un asiatico. Sicuramente non era l'asiatico del più forte, però è un evento anche questo che assolutamente abbiamo avuto questa soddisfazione. Questo va a fare il paio poi con il bronzo ottenuto ai giochi mondiali militari. Sì, abbiamo avuto a ottobre un'altra esperienza indimenticabile. Di fatto abbiamo fatto parte del Team Italia del Ministero della Difesa alla prima volta dove hanno i giochi mondiali militari, che di fatto sono una sorta di olimpiadi praticate da tutti gli atleti militari del mondo. Eravamo 150 paesi, 149 paesi praticati che hanno partecipato, quindi immagina una cerimonia d'apertura davanti al presidente della Cina. Gli cinesi, io pensavo che gli americani fossero quelli più esagerati, più eclatanti quando facevano le manifestazioni o le cerimonie, invece, ma avendo vissuto di fatto e di persona questa esperienza, posso dire che la Cina se li è fumati gli americani, ma cioè sotto l'aspetto della grandezza sono veramente ineguagliabili. Adesso tutto questo stai cercando di portarlo anche sul tuo territorio, in collaborazione con un'associazione sportiva che è nata dalle nostre parti, nella vicina Carovigno. Ecco, raccontaci che come si sta costruendo qualcosa per portare badminton e para badminton a buoni livelli anche nel nostro territorio. Innanzitutto servono queste occasioni per promuovere, per conoscere, per far conoscere e per cimentarsi nella promozione, no? Come tutte le cose vanno promosse. Ovviamente per quanto riguarda anche noi, si è riuscito a costituire con Angela Sgura, la professoressa Angela Sgura, una mia vecchia conoscenza, amica, collega di vecchia data, dove ci siamo rincontrati adesso per necessità diverse, e con il mio tecnico, il mio allenatore, il giovane Marcin Wojtowicz, che è un polacco ad adozione, però italiano a tutti gli effetti, e al quale insomma io sono grato perché mi stanno aiutando, uno logisticamente e l'altro materialmente, fisicamente, tutti i giorni ad allenarci. E di conseguenza si è costituita una società a Carovigno dove si è partiti già con dei corsi, e adesso proprio per promuovere anche l'attività alla vicina Ostuni si sta facendo un open day giorno organizzato con il CSI di Ostuni, quindi una promozione nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre, sì, presso la scuola della palestra del Ludovico Pepe, lo scientifico, se non liceo scientifico. Possono partecipare tutti? Possono partecipare, a venire a vedere, a vedere, provare e valutare questa esperienza. Basta che dal 4 c'è la locandina in giro, sicuramente sui social, se non erro è dalle 4 alle 6 per i piccoli e dalle 6 alle 8 per i più grandi. Ecco, magari qualcuno si sta ponendo anche, si sta piccoli incuriosendo. Piccoli 5-6 anni fino ai 10-11 anni, 12-13 anni e poi dai 12-13-14 in su. Questo sport è aperto a tutti. A proposito di questo sport, magari per qualcuno non sa proprio di che cosa stiamo parlando, quindi magari glielo spieghiamo in poche parole. Che cos'è il badminton? Allora, che cosa ci vuole per praticare questo sport? Ma in effetti non ci vuole nulla, cioè se ci vuole una semplice racchetta che non è stile tennis, ma non è quella da tennis, molto più leggera, molto più maneggevole, ed un volano, che il volano sarebbe un oggetto con la pallina di sotto che è di sughero, mezza pallina di sughero dove sono attaccati poi delle piume d'oca. Però per l'attività iniziale, quindi come all'inizio, ci sono dei volani di plastica per iniziare ad imparare a scambiare. È faticoso come sport?
si pratica in due, come, si come pratica tutti, in come doppio tutti gli anche. Sport, sì, in pratica è simile come, come, come stile è simile al tennis, quindi c'è il singolo, quindi uno contro l'altro, e il doppio. C'è una rete alta? O c'è il doppio misto? Sì. Che si può giocare, okay. Oltre al doppio maschile, ma due maschi contro due maschi, si può giocare anche maschio e femmina e maschio e femmina. C'è una rete? C'è una rete che è alta 1,55. Quindi più alta media. Di quella del tennis. Sì, sì, è una via di mezzo tra quella della, della pallavolo e okay. quella del tennis, è 1,55. La differenza tra il tennis è che nel tennis la palla, il campo è più grande, è quattro volte più grande ed è più e può rimbalzare la pallina a terra prima di essere colpita per sì. essere rimessa nel campo dell'avversario. A differenza del badminton invece che il volano non deve mai toccare terra. La differenza sostanziale che uno dice che può essere simile, ma di fatto di simile c'è poco e nulla. In quanto con il tennis. Con il tennis, sì, perché simile c'è solo la racchetta e la pallina, tra virgolette così. Noi, a noi il volano, a loro è la pallina. Però come tecnica, come velocità, anche se come a vedersi, praticare, a vedere praticare lo sport può sembrare simile, ma è totalmente differente. In più i colpi sono molto più tecnici ed è velocissimo come sport il badminton. Di fatto il badminton rispetto al tennis, un'altra precisazione, è quattro volte più veloce. Quindi, bisogna essere preparati. Essendo che il campo è più piccolo, quindi movimenti più rapidi, e il volano è velocissimo. Quell'attrezzo demoniaco lo chiamo io a volte, perché a volte mi fa incavolare, mi nervosisce quando ci, durante le partite, durante il gioco, durante gli allenamenti, è micidiale, arriva ad essere colpito a una velocità astronomica dai normodotati nello smash, che sarebbe la schiacciata, ed è stato addirittura in un Guinness dei primati, è stato stabilita la velocità massima di 493 km/h, quindi stiamo a parlare superiore a una Ferrari di Formula 1, superiore, cioè, perché il tratto è breve e quindi la velocità è massima. E in più come sport è facile perché diverte. Dove andiamo andiamo, dove andiamo siamo stati nelle scuole a promuovere con chiunque è venuto a provare, è uno sport che ti prende immediatamente perché c'è di fatto subito un confronto, quindi io e te ci confrontiamo subito nel gioco, sì. nell'attività ludica, nell'attività agonistica, nell'allenamento, comunque c'è sempre un confronto, quindi l'allenamento che può sembrare ogni giorno è sempre diverso perché comunque c'è l'attività di gioco che è piacevole e quindi tutti i bambini soprattutto che lo provano piace subito come gioco è immediato, è immediato infatti la, il che divertimento attirati, è immediato sì. Vabbè, allora abbiamo conosciuto più da vicino il badminton, chi volesse conoscerlo ancora meglio il 12 dicembre certo, liceo scientifico 12 dicembre dalle 16 alle 20 c'è questo promotion day 16-18 e 18-20 16-18 per i più giovanissimi, per i ragazzini, e 18-20 per i ragazzini e i più adulti. Possono venire a provare, ci sarà anche una mia esibizione, quindi ci sarò anch'io. Se voi volete venire a verificare, sarete i nostri graditi ospiti. Benissimo, allora noi siamo in chiusura. Un'ultima battuta, 3 dicembre, Piero, hai partecipato alla giornata della disabilità organizzata anche qui ad Ostuni. Ecco, se oggi avessi di fronte un giovane, un ragazzo disabile che avesse la possibilità di praticare sport, però magari preso dallo sconforto decide di non farlo, ecco, che cosa diresti a lui o a tutte le persone che oggi solo per una questione di scoramento non fanno la scelta che hai fatto tu? Allora, questa è la mia missione di fatto. Il mio stare a fare attività fisica, ad essere qui oggi, non perché mi voglia far vedere o quant'altro, perché bene o male un po' molti mi conoscono e quant'altro, quindi non ho necessità di pubblicitaria, tra virgolette, personale, ma mi preme e sono qui per promuovere sempre il mio messaggio, quello di non mollare mai.
non mollare mai, che nei momenti di scoramento, come accennavi tu prima, che ci sono purtroppo, chi più chi meno, durante la vita, soprattutto poi chi affronta una disabilità più o meno grave, poi purtroppo di disabili o di meno abili, come ci vogliamo chiamare, o di persone diverse, siamo tanti, e siamo tanti diversi di non abili, quindi ognuno di noi ha una disabilità differente, e per ognuno c'è uno sport appropriato, e per questo io dico non bisogna buttarsi giù. Cioè, se uno vede me e dice: oh vabbè, tu fai il lancio del peso, hai vinto la medaglia di bronzo ai mondiali militari, che è l'ultimo risultato che abbiamo ottenuto importante quest'anno, il più importante, dove insomma siamo stati ben felici e tutti contenti, ok, io non riesco a fare quello che fai tu, benissimo, ma troviamo un'attività che tu puoi fare, che può essere differente dall'atletica, dove ci sono poi tante altre sfaccettature e tante altre specialità, o ci sono tanti altri sport, dal parabadminton al paratennis. Io non sto pubblicizzando solo il mio sport, certo, cioè... io sto pubblicizzando lo sport in senso lato, che è comunque fucina di, perché serve per far sì che tu possa, è il primo mezzo di inclusione lo sport, perché ti dà l'opportunità innanzitutto di uscire di casa, ed è quello il messaggio principale, uscire dalle quattro mura domestiche, perché io so di tante persone purtroppo che si chiudono nelle quattro mura di casa, ormai la mia vita è questa, si buttano a vedere la televisione davanti al computer e pensano che si debba andare avanti così. Purtroppo questo è il messaggio più errato che si possa dare. Io invece dico: d'accordo, va bene tutto, però cerchiamo di promuovere, di uscire di casa, andare a provare, perché comunque provando trovi l'opportunità che sicuramente ti può essere gradita e ti può dare delle soddisfazioni. E questa è la cosa principale, uscire dalle quattro mura di casa, non arrendersi e farsi vedere in giro, perché non devono vedere in giro sempre la solita faccia mia o quella tua in carrozzina, ma bensì, perché io non posso immaginare che a Ostuni ci siano solo 4-5 persone in carrozzina. Assolutamente no. Quindi di conseguenza il messaggio principale quindi è proprio quello di uscire di casa, farsi vedere e man mano provare, che lo sport è il primo mezzo di inclusione per far parte di una società pulita e sana. Credo che il messaggio sia arrivato bello forte oggi da Coffee Break, qui da Dolci Momenti, e noi siamo in chiusura. Piero Suma, ovviamente questo è solo uno dei tanti dolci momenti in cui ci vedremo, abbiamo preso un caffè insieme, ci rivedremo più avanti magari raccontando successi ancora più importanti, però stasera penso che la cosa più bella è il messaggio con il quale concludiamo questa nostra trasmissione: non mollare mai, in nessun momento della vita, soprattutto quando sembra che tutto stia girando al contrario. Io ringrazio Flavio Celli e Francesca Anglani che sono dall'altra parte della telecamera. Piero, stai per andarti ad allenare, quindi buon allenamento. Domani, in bocca al lupo. Oggi abbiamo dato, siamo appena tornati a Roma, quindi abbiamo fatto. Va bene. E un'altra cosa, un'altra cosa che mi premeva, sempre ricollegandoci al messaggio, quello di non mollare mai, e soprattutto è quello di: ragazzi, guardiamoci allo specchio e vediamo non quello che vorremmo essere, cioè la persona perfetta, integra, sana, quello che vediamo negli altri, ma noi dobbiamo vedere nel nostro specchio, confrontarci, guardarci e prendere il sano, il buono di quello che noi abbiamo oggi, ora. Quindi io devo ora, nella mia condizione, qualunque essa sia, cercare di portare e di trarre spunto e positività e propositività di quello che uno ha. Quindi con quello che uno ha oggi cercare di andare avanti, non mollare, e forza che ce la facciamo tutti insieme. Grazie a Piero Rosario Suma, al prossimo appuntamento con Coffee Break.